Amici della casa del Gasteddu, siamo tornati con il quarto episodio di FIFA 20. Una settimana di fuoco per Zangara, come vediamo Genoa, Napoli e Verona in una settimana. Iniziamo subito dunque a modificare la nostra formazione. Ovviamente qualche cambio in vista della prima partita con il Genoa. A commentare poi il match, come c'è come sempre Riccardo. Ciao a tutti. Siamo pronti dunque per questa sfida. Vediamo un attimino modificare la formazione. Mettiamo anche spazio a Mattiello, dai, che ha avuto poco spazio finora. Iniziamo subito con la prima partita. Subito il pallone proprio per Federico Mattiello, doppio passo addirittura, subito a far vedere che può giocare in questa squadra. João Pedro allarga il gioco dove c'è Hernandez. Viene fermato però da Makis, può ripartire, o Macis, non lo so come si Penso pronuncia questo Macis. giocatore del Genoa. Macis, Macis, ok. Ma ci sta, è sardo, quindi. Attenzione, il cross cranio che deve smanacciare. Tanto vediamo il tabellone. Quello della Sardegna Arena, vero e più bello. Attenzione, il calcio d'angolo, Però colpo beh, va di testa, cranio. cranio un po' a farfalle. Rischia un po'. Tanto vediamo che Toloi è andato al Gremio per 8 Così. milioni e 6. A caso. Mattiello, subito a ricevere. Vediamo che il campo è leggermente bagnato. Che non scorre benissimo, intanto ti ho un po' sorpreso con la soluzione Birsa mezzala. Birsa mezzala, ci sono tutti i trequartisti dentro. Zenganer vuole Nainggolan, prendere Hernandez, centrocampo Nainggolan, Hernandez, Birsa, Pereiro. L'unico che non è trequartista è Hernandez ed è quello più avanzato in questo momento. Attenzione a Simeone, grande ex, ancora il Ciolito. Attenzione, questa scivolata è arbitro. Questo è rigore. Rigore clamoroso, netto non dato clamoroso. al Cagliari. Inizia subito il boicottaggio della Lega Serie A contro il Cagliari di Zenganer, vera sorpresa. Ricordiamo che ha vinto tutte le prime partite, è a punteggio pieno e vuole continuare a stupire. Soprattutto il Brescia, l'Inter e ovviamente il Parma. Nainggolan, Gaston Pereiro, grande azione del Cagliari con Nandez adesso che entra in area. Nandez! La risposta di Perin. Mattia Perin, grandissima azione in solitaria di Nathan Hernandez, abbiamo detto l'unico non Centrale. trequartista, sì, dei centrocampisti però. Tanto, calcio d'angolo, lo Non batte si sono Gaston messi. Pereiro, colpo di testa. Era uno schema quello. Sono tutti schemi, attenzione, Berami. Può provare a ripartire il Genoa che allarga dove c'è Renato Sanchez, che era un mio pupillo a FIFA 17, credo. Quanto era forte Renato Sanchez dopo l'Europeo del 2016 vinto dal Portogallo. Diventava fortissimo, poi si è un po' perso nella realtà. Luca Pellegrini, palla per Walter Birsa, che perde palla in contrasto proprio con Sanchez. Qui c'è il fallo commesso dallo stesso Birsa. Si è addormentato. Sbagliato qui. Masiello, cercare Iago Falche, colpo di testa, poi il pallone per Nathan Hernandez, João Pedro. Simeone, bello lo scambio con João Pedro, attenzione perché sta arrivando Gaston Pereiro sulla sinistra, Gaston Pereiro entra in area, Pereiro, Perin, a dire di no, all'uruguagio. Quindi rivediamo il sinistro incrociato di Gaston Pereiro, qui una bella parata di Perin, obiettivamente. Dire di no. Saltata la bandierina, mandiamo Walter Birsa, colpo di testa sul primo palo per Simeone anticipato, Romagna. Nainggolan, spazio per Bastoni. Bastoni che prova la Sì, ci conclusione. sta. È un bel sinistro dalla distanza Bastoni. L'ha provato anche in questa situazione. Walter Birsa, colpo di testa, Simeone, palla che resta lì. Attenzione a Birsa. Pereiro. Nainggolan, spazio per il suo destro, non dà però abbastanza potenza. Lancio lungo per Iago Falcao, anticipato, Bairami. Qui Attenzione, Walter Birsa. Birsa, palla in profondità per João Ah! Pedro, anticipato. Non era male l'idea. Wallace, attenzione al Genoa che ha campo per andare. E Birsa però, guarda come fa anche la fase difensiva Sì, Birsa, va a ormai coprire Pellegrini. si è adattato benissimo a quel ruolo. Una perfetta mezzala.
Anche perché ricordiamo che abbiamo venduto Ionita. Altre soluzioni non ci sono, Pietragno Cragno ancora a fuoco. si è Salvataggio sulla svegliato linea, oggi. attenzione, Renato Sanchez e poi Gaston Ferrero. Meno, grande protagonista nelle partite precedenti, oggi male, per ora, anche se Attenzione. non è cosa da cagliare. Attenzione a Ferrero, in mezzo a tre, se ne va Gaston Ferrero. Ferrero! Ma La sblocca al minuto 33, Gaston Ferrero, 1-0 Cagliari. Grandissimo gol di Gaston Pereira in contropiede. Qui vediamo, ha resistito. Guardate, tutti e tre i centrali del Genoa addosso. sì. Lui riesce a passare, sfonda. Non è velocissimo, ma un grandissimo piede. Il Si è anche sinistro. fermato per aspettarli. Sì, era indeciso se fare, secondo me, l'ultima finta e umiliarli ancora. Poi ha detto: no, dai, tiro. Gaston Però Pereira, anche lui non gli assomiglia. E Zanganer gongola in panchina. Primo gol per Pereiro, che ha azzeccato la mossa anche qui Zangane, prima partita titolare per Gaston Pereiro. E in gol, Iago Falche, che almeno so che l'ho presa a Fantacalcio e non ha fatto un minuto in tutta la stagione. Simeone, qui la palla per Joao Pedro, attenzione ancora al Cagliari, che non vuole fermarsi. Uno contro uno con Zapata di Joao Pedro, che cerca Nainggolan, esagerato un po' forse qui Joao. Qui Mattiello, ancora doppio passo di Mattiello. Oggi Il non tacco, abbiamo attenzione Hernandez. attenzione. Pereiro prova a sinistra a giro, ancora Pereiro, il sinistro di Pereiro, clamoroso incrocio dei pali. E poi la palla che resta lì Mamma per In. Incredibile. Incredibile, mia. mancino al bacio di Gaston Pereiro ad un passo dalla doppietta. È un gran Cagliari. Nandez, Birsa, attenzione perché il Cagliari non si arrende. Bella questa palla per Joao Ah, si è Pedro, il svegliato Gian raddoppio Pedro. del Cagliari, finalmente con Joao Pedro che segna il 2-0 sul Genoa. Va a esultare sotto i tifosi a Stampino, tutti che hanno la maglia di quest'anno, tutti i ricchi tifosi in quel settore. Non gli assomiglia Joao Pedro specifico perché non ha la maglia bianca sotto. Hai ragione. Non per il volto, perché deve Esatto. avere la maglia bianca sotto, è obbligatoria. Anche qui esulta. Zengana che sembra forse più lamentarsi che esultare. Però un gran gol, quello di Joao Pedro, il primo, finalmente. Si è sbloccato il brasiliano. Cagliari senza Pavoletti, che era stato bomber indiscusso delle prime partite. Sì, poi si è Zanga gli ha dato un po' di spostato. riposo in vista di Napoli, direi. Però è un Cagliari che brilla anche senza Barella, anche senza Pavoletti. Lerager, Macis, ancora l'esterno del Genoa, poi Nainggolan a dare copertura. Nandez, Joao Pedro, Simeone, Nandez. Tanto 3 minuti di recupero di questo Sì, primo figura. tempo. Davanti 2-0. Possiamo subito ripartire con la ripresa. Zapata, Lehrager cerca di allargare dove c'è Wallace. Cerca la finta. Hanno un Scivola po' avuto Pellegrini. Pellegrini, però. Pellegrini c'è e sfonda. Ciao Pedro, Nainggolan, bella sta palla per Simeone Perin in qualche modo. Poi ancora qui il Genoa, grande occasione per il 3-0 Cagliari. Tanto la Quindi il grafica Genoa ci non ha ricorda. segnato Simeone. Sì che ha segnato, ma Sì, in realtà ha ah, quindi segnato. ok. Anche con la Fiorentina. Con la Fiorentina sì, da ex ha sempre segnato Simeone. Esatto, sì. Quindi Joao dai, Pedro. Zenganer punta su questo. Sì, esatto. Birsa, allarga dove c'è Pellegrini. Attenzione a Pellegrini, doppio passo di Luca Pellegrini che sfonda sulla sinistra. Pellegrini la mette forte in mezzo. Capisce tutto Perin. Tanto Close, che è l'attaccante del Genoa, non so se è la versione tarocca di Close. Qui fallo su Renato Sanchez. Tanto fuori le raghe, direi, dentro Giusto. Radovanovic, primo cambio nel Genoa.
confermato anche dalla grafica. Giustamente, stiamo 2-0, togli un medianaccio per metterne un altro. Mi sembra una mossa abbastanza corretta. Tanto Pereiro può andarsene sulla sinistra, Ah Gastón mia, Pereiro. arbitro però, Placcato da Sanchez, questo era fallo. Guarda come gli sta tirando la maglietta. arbitro L'arbitro non fischia, clamoroso, finisce anche a clamoroso. terra. Scagliere più forte anche di queste cose. Luca Pellegrini. Palla per Joao Pedro con il tacco per Sponda, Nainggolan. mamma mia, Incredibile. Perina sta parlando. Attenzione, Tutto, tanta attenzione. attenzione, cosa ho visto? L'ho visto. Fuori Gastón Pereiro, dentro Alberto Cerri. C'è spazio anche per Cerri. No. Zenganer mette dentro Simeone Cerri con Joao Pedro trequartista, direi a questo punto. Che vuole il 3-0. Il problema è che ha tanti attaccanti e li deve far giocare tutti. Mattiello. Che non ho capito perché a FIFA è mancino. Nella realtà è destro, mi confermi, tu che lo conosci meglio No, di me. mancino, mancino. È mancino, Sì, sì, ok, sì, sì. come fa a stare a destro? No, no, Attenzione a Joao Pedro, intanto palla per Cerri. no. No, Cerri, me lo devi fare. Cerri ad un passo dal gol. Vediamo se riusciamo a farlo segnare prima della partita con la Sampdoria. Simeone. Simeone. Palla per Birsa, anticipato. Poi Joao Pedro. Attenzione ancora a Birsa. Grande assist per Joao Pedro nel primo tempo. Il È gol del stanco, 2-0. però Birsa è stanco. Eh sì, sente l'età. Sì. Joao Pedro. Birsa. Attenzione a Nainggolan, lì può scatenare il suo destro. Murato, poi Birsa di testa, la palla che resta lì No, Perin. non ci Che cosa ha credo. tolto Non ci Perin? credo. Cosa ha tolto Perin? Intanto fuori Joao Pedro, dentro Barella. Si È un copre un po' più, po'. sì. Ci sta, ci Un po' sta. più coperto. Birsa a questo punto andrà a fare il trequartista. Tanto il colpo di testa di Bastoni anticipato, Romagna, Cagliari che resta lì. Birsa, dalla bandierina, colpo di testa, ancora anticipato, Perin coi pugni, poi Mattiello anche lui di testa, e c'è il No. salvataggio sulla linea. Cagliari veramente si meriterebbe il gol del 3-0 qui, numeraccio di Walter Birsa, Attenzione. che poi la mette in mezzo, sfiora l'autogol, poi anche Nainggolan dentro Rog. Serve un Veramente cartellino giallo. penso un po' anche a Napoli, secondo me, a questo punto della partita. Direi che ci sta, non, sta dominando, ma c'è Perin che sta veramente evitando la goleada rossoblu, ci prova ancora Bastoni, viene fermato, poi attenzione al contropiede del Genoa, ma c'è Bastoni lì, poi grande palla di Cerri per Simeone, la parata di Perin e ancora Simeone, Se lo stavolta non meritava, dai. Se sbaglia. lo Se lo merita il meritava. Cagliari, se lo merita il Ciolito, che segna anche oggi. Un grande assist con l'esterno di Alberto Cerri. E poi il colpo di testa a porta vuota. Facile, facile, del Ciolito. Sta per fare anche questa. Sì, vabbè, qualcosa di illegale Perin a questo punto. Veramente, forse Cagliari ha fatto 20 tiri in porta. 3-0, stanca e stretta. Intanto dentro Sturaro al posto di Renato Sanchez. Può ripartire a questo punto 10 minuti che saranno pura formalità. O vediamo se il Cagliari spinge per cercare addirittura il poker, magari con Alberto Cerri. Macis. Palla per Sturaro. Close. Iago Falche. Attenzione, anche lui è ritornato. Attenzione a Barella qui che lo ferma. Sturaro. Palla per Close, sembrava fuori Fuori gioco. gioco, eh. Gli arbitri oggi sono tutti dalla parte del Genoa, ma non basta neanche questo a fermare il Cagliari di Zenganer. Attenzione a Cerri che prova a tenerla lì, non lo Mamma sposti con mia. quel fisico. Marco Rog. Attenzione perché va da Simeone Cerri. Ancora Cerri che cerca il dribbling, sfonda Alberto Cerri. La palla per Rog No, anticipato, però se mi vicino al rovinate secondo queste assist. giocate così. Grande azione di Alberto Cerri. Radovanovic. Sturaro. Bella questa palla per Iago Falche. Può andare sul fondo a mettere il cross.
Il Genoa, ma ancora la difesa del Cagliari che spazza, ci tiene a mantenere l'imbattibilità. Vediamo che Zangane non ha preso un gol finora neanche in Coppa Italia col Perugia. Finisce qui, dopo 3 minuti di recupero, il Cagliari va Finisce. meritatamente ancora a punteggio pieno in testa alla classifica. Qui saluto con l'allenatore del Genoa. Non so chi dovrebbe essere, uno a caso, tanto Preziosi li cambia come le mutande qui. Sì. Tanto Pereiro migliore in campo, un gol, quattro tiri, ma anche la traversa veramente spettacolare. Bella prova di Gaston Pereiro, che ora Zenganer dovrà tenere in considerazione più spesso, direi. Intanto arriva qui la conferenza di Zanganer prima della partita con il Napoli. Vediamo un po' le domande. Tutto pronto, direi. Bisogna fare qualche cambio, però ovviamente la squadra è Attenzione, stanca. Attenzione perché possiamo mettere Pisacane che è napoletano. Il napoletano e potrebbe avere spazio, magari ci portiamo Cigarini in panchina e direi di mettere l'attacco pesante Cerri Pavoletti. ci sta. Tanto. Stadio San Polo di Napoli, coreografia per Maradona, così a caso, per questa importante partita. Stadio gremito perché arriva il Cagliari imbattuto. Tanto ci fanno ancora rivedere la coreografia per Maradona. Secondo me i tifosi sono in protesta perché tu non lo sai, ma il Napoli ha riportato in azzurro un grande giocatore, un grande ex Napoli, eccolo qui, lo vediamo per un attimo, forse l'hai visto. No. Forse vediamo se lo rivediamo ora. Qui inquadrato ovviamente è Callejon, Fabian Ruiz, eccolo qua, si vede per un No, con la attimo. Cavani con la 10, dieci. Cavani con la 10. Secondo me la coreografia per Maradona è in segno di protesta. È in segno di protesta da parte del Napoli perché non va bene, la 10 ritirata in onore di Maradona. Cavani, traditore, ritorna e si prende anche la 10, però queste sono le scelte. Eccolo qua, È subito il come dare primo la pallone. 11 a Barella, tipo. Sì, probabilmente sì. Cioè, invece no, la 11 non si tocca. Mi ho dato la 23, visto che la 18 ce l'ha Nandez. Tanto subito Mario Rui, proprio contro Nicolò Barella, che non perde tempo, subito un bell'intervento in scivolata, 2 minuti e 47 secondi, e finalmente Nicolò Barella prende un cartellino giallo. Mi sa che non era ancora stato ammonito nel Adesso corso del aspettiamo quello di campionato. Rog. Ecco, ah, questo è bello, bello, eh. Sì, Proprio sì, la sì. Barella. Qua dice Zenganer, Sì. palla piena, Palla palla piena. piena. Cioè, fischiamo tutto a questo punto, fischiamo tutto. Attenzione Cavani, si incarica lui di battere la punizione, forse è meglio Così. che, visto il tentativo. Intanto vediamo la classifica, Cagliari con la miglior difesa, 0 gol subiti, FIFA ce la sta un po' lanciando. Esatto. Con l'attacco del Napoli sarà dura, tanto è quello qui subito Alberto Cerri che prova ad andarsene, Allan lo ferma, Fabian Ruiz, attenzione ad Insigne, largo. Pallone deviato, Callejon, ma penso sia in Male. fuorigioco. Abbastanza netto. Pisacane, Murru, Marco Rog, anche lui ex. Barella, non sa chi passa, ora va da Murru. Nuovamente Rog, Barella, intervento abbastanza duro da parte di Allan a recuperare il pallone. Tutto buono però, attenzione a Callejon. Largo sulla destra, la palla è per Cavani. Cavani il tiro, grande intervento di Valuchievic, che infatti sì, l'ha deviata. Deve essere una grande chance. Callejon, cranio, senza problemi. Su questo pallone, stavolta non esce a far falle. Qui va sulla destra da Aarons, che a questo punto dovrà giocarsi il posto con Mattiello, perché Mattiello ha offerto una gran prova. Sì. Attenzione intanto a Nainggolan, palla per Pavoletti, Pavoletti in contropiede, Pavoletti, Pavoletti, No. Meret! Dice di no a Leonardo Pavoletti, Hai grande mai visto? chance. Volete andare in profondità? No, al FIFA anche questo. Tanto colpo di testa viene facilmente controllato, poi c'è Nandez ad impedire il contropiede, Cagliari che può restare lì con Marco Rog. Palla
per Cherry. Cherry cerca qui il tocco di classe per servire l'inserimento di Nainggolan. Giocata alla Totti era quello. Sì, in un look tra l'altro, insomma, non so se hai notato. Attenzione, qui Pisacane che ferma con le cattive Calleon, poi Nicolò Barella. Allarga per Nathan Nandez, che aspetta la sovrapposizione di Arons. Ecco qui Arons, veloce. Può mettere dentro un cross interessante con quelle torri. Mario Rui lo ferma, peccato. Però il cross con Cerri e Pavoletti davanti penso sia una soluzione abbastanza interessante. Qui Insigne contro Valukiewicz. Cioè, ovviamente Insigne si accentra, su questo non avevamo dubbi, per mettere la difesa del Cagliari di rientrare, ancora Insigne che si è fatto tutto il campo. Ma ho visto Azpilicueta. Sì, c'è Azpilicueta nel Napoli, hai visto bene. Attenzione, qui Insigne che non sa più cosa fare, si è rifatto il campo due volte, si è centrato da sinistra verso destra e poi da destra verso sinistra. Alla fine ha messo un pallone inutile in mezzo. Qui Nainggolan, Cherry, riesce a toccarla solo con la punta, Lobotka, Fabian Ruiz. Doppio passo addirittura di Fabian Ruiz. Senza nessuno davanti, proprio il doppio passo più inutile della storia del calcio napoletano. Barella. A ripartire, sta soffrendo. No. Quindi, attenzione, intanto intervento duro, punizione, batterà Edison Cavani. Ora, vediamo, si aspetta, sì, la barriera. Forse da lì meglio Fabian Ruiz, vediamo chi va. Finta di Cavani, Attenzione. Fabian Ruiz la lascia lì per Insigne e Cragno deve Ah, volare. Un po' sorpresa anche la difesa amoroso. del Cagliari. Ha rischiato qualcosina, direi. Attenzione, intanto il cross, palla allontanata, ma Napoli che resta lì. Callejon, posizione regolare, Cragno, strepitoso. Aroms ha sbagliato il Il fuorigioco, però. fuorigioco. Non va bene. Cagliari che soffre, qui il colpo di testa in anticipo di Cavani, c'è stata però la deviazione, Insigne, vediamo se prova a mettere il cross, arriva Marco Rocca a fermarlo, ma ancora il Napoli con Cavani murato, Cavani, sempre lui, all'indietro da Lobotka, solo Napoli finora, è andamento della partita che rispecchia un po' anche quello del Cagliari-Napoli reale, direi. Con il Napoli aveva fatto tutta la partita, poi un contropiede a caso, gol di Castro. Qui non ce l'abbiamo Castro perché è alla spalla, non l'abbiamo richiamato, al contrario di Barella e Cerri, e Romagna, anche lui richiamato dal prestito. Attenzione, intanto Cerri, fermato, Azpilicueta, Callejon, palla per Lobotka. E vorrei segnare una cosa su Lobotka, preso dal Celta Vigo, intanto qui Cavani fermato. Celta Vigo per sostituirlo ha preso Bradaric, non so se mi spiego. Un fenomeno proprio. Nandez, Nicolò Barella. Palla per Pavoletti, attenzione ad Aaron, eccolo qui, sulla fascia destra, può andare. Pavoletti un po' in ritardo, qui Aaron evita la scivolata di... Mario lui lo Scusami, sta Mario. distruggendo. Però sì, Mario Rui è sempre preciso in chiusura, poi Insigne che a questo punto ha spazio. Visto che Arons deve ancora rientrare dall'ultima discesa, ancora Insigne che va sul fondo per una volta, mette dentro il cross, qui forse vediamo perché va sempre al cross, cioè va sempre al tiro al giro e non mai al cross, sul fondo qui, sbagliata la scelta, anche l'esecuzione di Insigne, Nainggolan, Marco Rogge, Cerri, Barella, Valukiewicz, ancora Cerri. Dove si abbassa per giocare il pallone Alberto Cerri. Qui Nainggolan fermato. Può iniziare il secondo tempo. Nandez. Raja Nainggolan. Barella. Non so, il Cagliari adesso in questo secondo tempo prende un po' più di coraggio. Primo tempo abbastanza male per Zenganer. Attenzione qui a Mourou. Murru, bella questa finta, ancora Murru, non sa bene a chi darla, poi c'è Cerri, Rog, Pavoletti, Nainggolan, la palla che resta lì, palla per Cerri, non ci credo, che occasione per Alberto Cerri, grandissima azione del Cagliari, e qui col sinistro, non è il suo piede, Alberto Cerri non è riuscito Stavo già a segnare, esultando. incredibile.
Sarebbe stato veramente clamoroso dopo il primo tempo del Napoli, i primi 5 minuti, solo Cagliari ad un passo dal gol dell'1-0 con Alberto Cerri, l'uomo più atteso. Attenzione qui, Cragno, che va un po' a vuoto. Cavani, Cragno, ancora lui. Sul colpo di testa di Cavani, quinto calcio d'angolo del Napoli, con il cross di Insigne. Lontana Cragno, poi Nandez, attenzione al contropiede, però anche il Cagliari non ha velocisti, scelta di puntare su due punte pesanti, un po' la sta pagando. Attenzione a Murru però, che può andare sul fondo per mettere dentro il cross, troppo profondo per Barella, Arons alla fine va a mettere dentro un controcross, aspetta però Barella, poi questa palla qui, Nainggolan la lascia per Nandez! Dove l'ha messa? Dove l'ha messa Nathan Nandez? All'incrocio dei pali, clamoroso gol. Alla Platini direi, Nathan Nandez. Ora qui, dove l'ha messa? Col sinistro tra l'altro. Ha baciato l'incrocio e poi si è insaccata in rete. Di esterno. Ora qui. Con l'esterno alla Roberto Carlos, traversa e gol, non ho potuto nulla. Il povero Meret, Cagliari in vantaggio al minuto 58 con Nathan Nandez e subito la risposta del Napoli che toglie Lorenzo Insigne, non al meglio direi, dentro se non sbaglio il messicano Lozano. E anche qui mi viene da dire almeno a FIFA gioca. Esatto. Quindi subito la reazione del Napoli. Tanto ricordiamo il prossimo appuntamento col Verona, sempre in questo video, oggi settimana di fuoco, 3 partite. Arons, se ne può andare, Lozano in ritardo. Arons, vediamo se mette dentro il Sì. cross. Lozano che fa questa copertura, sì. Tanto fuori Cerri, minuto No, paga 65, quel gol dentro, per quel gol dentro il... sbagliato. No. Ci sta anche, se sei in vantaggio ti compri un po' di più, dai anche un po' più di velocità in contropiede. Intanto qui il tentativo di Marco Rogma, penso ci sia un Fuori fuorigioco di gioco, sì. Pavoletti, abbastanza netto. Ci sta di puntare su uno come Joao Pedro che in contropiede ti dà sicuramente qualcosa di più rispetto a un Cerri e un Pavoletti, anche se Pavoletti prima l'abbiamo visto attaccare molto bene la profondità. Calleon. Azpilicueta fermato, ma ancora il Napoli che prova a sfondare. Attenzione ad Azpilicueta, può mettere dentro il cross. Ancora Napoli pericoloso. Alla fine, il Cagliari riesce ad uscirne. Gio Pedro Nandez, addirittura con il tacco per Barella. Barella poi cerca il tocco Grande. per Pavoletti, abbastanza telefonato come passaggio, facile la lettura difensiva del Napoli, qui però Nandez va a recuperare il pallone e poi lancia Arons, attenzione Arons, che la dà Pavoletti, Pavoletti, Pavoletti non trova lo spazio per calciare, poi Anche un po' egoista. sì, poteva effettivamente scaricare, qui intanto doppio cambio, dentro Simeone, fuori Pavoletti e Barella, dentro Simeone, forse Pereiro. Sì, Gastón Pereiro. Ci sta come cambio. Cagliari era partito senza trequartista, vero? Ha messo Nainggolan dietro le punte con Barella, Nandez e Nainggolan. Adesso Nainggolan si abbassa al posto di Barella, che ricordiamo era già ammonito. Però vorrei il giallo di Rog. Ragione. Rog poco irruento. Poi, tra l'altro, da ex, Sì. secondo me qualche stecca ci tiene anche a darla. Ci ha provato qua intanto Ci ho Allan sentito. ci ha sentito evidentemente. Attenzione ad Allan, ha spazio sulla destra, spinge come un terzino. Allan, il cross per Mario Rui. Guardate dov'è Mario Rui. Qui Cragno ad anticipare e lanciare Simeone, difesa del Napoli un po' scoperta.
Simeone la rende al ninja, attenzione contro Koulibaly, Nainggolan, che palla per Simeone, ancora il Ciolito, che entra in aria, il Ciolito, la lascia lì per Pereiro Meret, che cosa ha parato Gaston Pereiro, che cosa ha parato, che contropiede del Cagliari, sì. Altruista Simeone, al contrario di Pavoletti poco fa, Gaston Pereiro ad un passo dal raddoppio. Tanto Politano per Mario Rui, il Napoli completamente all'attacco. Pisacane che spinge, attenzione, come un terzino. Pisacane poi ci ricorda a tutti perché da terzino non può giocare, nonostante qualcuno ci provi ancora a schierarlo la posizione. Arons, da centrale a coprire Pisacane adesso. Nainggolan, Gaston Pereiro, Marco Rog, palla per Gio Pedro. Nainggolan, attenzione, da lì il ninja può sicuramente rendersi pericoloso, infatti. Un minuto, non so, il Cagliari cerca di perdere tempo, la tiene lì. Nandez, la linea, poi Nainggolan, numero su Koulibaly, palla per Gio Pedro. Gio Pedro, attenzione, anticipato, 3 minuti di recupero, il contropiede del Napoli con Cavani. Attenzione, tutto il Napoli in avanti, sappiamo bene il Cagliari, vero, quanto è pericoloso nei minuti di recupero. Attenzione a Lobotka, che entra in aria, Lobotka, la palla per Cavani, Cragno! Cragno a salvare tutte, poi finisce così, il Cagliari vince a Napoli, 1-0, decide il gol di Nathan Nandez, grandissimo gol, qui tanto stretta di mano con Gattuso Ancelotti, non lo so, forse il figlio di Ancelotti. Ma Zenganer può esultare. L'importante è quello. Il Cagliari che resta imbattuto aumenta la sua striscia qui a Spiliquetta, anche capitano. No. Così, appena arrivato a Napoli, subito capitano Cavani con la 10, un po' rivedibile questa cosa. Tanto è tempo di pensare al Verona. Andiamo in Ultima partita, vediamo le scelte di Zenganer che mette Romagna. Mette Gaston Pereiro, giustamente. Biello. Siamo pronti dunque per tornare alla Sardegna contro il Verona che nella realtà sta sorprendendo. Qui vediamo ancora la classifica Ancora. delle migliori difese. Continuano a gufarcela. Siamo sempre lì con 0 gol subiti. Grazie anche a un uomo cranio spettacolare. Tanto può iniziare. Cagliari Hellas, Bastoni, Nandez. Eccolo qui, Mattiello. Che si sta veramente giocando il posto. Guarda qui Mattiello. Che cosa fa Mattiello? Qui a questo Ma è punto riscattato. partirà il sondaggio, ma Mattiello o Arons titolare? Non è che Mattiello è in prestito dall'Atalanta. Attenzione a Barella, qui con spazio, Nicolò Barella, dopo 4 minuti e 45 secondi, la sblocca Nicolò Barella con un gran destro. Qui l'abbraccio con Mattiello e con tutto il resto della squadra, subito il Cagliari in vantaggio, prosegue il momento positivo della squadra di Zenganer. Eccolo qui, assist di Nainggolan, tiro secco di Barella sul primo palo, non perfetto. Il portiere dell'Hellas non ci poteva arrivare, forse, no? Per Barella il secondo gol in campionato dopo con la Parma si ripete con l'Hellas. Cagliari che continua a volare a questo punto, incredibile. Pavoletti, Aspettiamo le dichiarazioni di Giulini. sì, dobbiamo pensare solo a salvarci. Essérik, prima la salvezza, poi il resto. Essérik di Carmine. Attenzione, subito palla per Essérik, non facciamo neanche in tempo a parlare, che subito l'Hellas sfonda lì davanti con 1-2. Per fortuna c'è Cragno a dire di no all'ex trequartista della Fiorentina. Essérik, lui dalla bandierina, Cragno esce, Comunque è poi male questa cosa che Faraone. non si può mettere la difesa a zona nei calci d'angolo. Ragione. Il Cagliari non difende così. Però era il Cagliari di Maran che difendeva No, il calcio d'angolo. Zenganer. Zenganer ha le sue idee. Attenzione, Pazzini qui non controlla. Forse era anche in fuorigioco. Attenzione qui, Attenzione. Cragno regala palla a Essérik. Follia di Cragno. Poi
poi si riceglierà rende praticamente Mattiello, Barella, Pereiro, ancora scambio centrocampo del Cagliari, la recupera però il Verona con Zaccagni, Pazzini, va dove c'è Ajapong, Berre, Empereur, l'anticipo di Barella, attenzione a questo punto al contropiede del Cagliari con Nandez per Giopedro, 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 solo davanti al portiere, Giopedro, il raddoppio del Cagliari! Con il numero 10, ancora da rivedere le esultanze. Sì, le esultanze possiamo fare di meglio. Voluto ciò, Pedro, che le fa abbastanza spettacolari solitamente. Eccolo qui. Palla facile facile per ciò, Pedro, questo gol. Nulla da fare per il portiere. Barella, ciò, Pedro, Cagliari inarrestabile fin qui. Esultanza sotto la curva. Per Giopedro il secondo gol in campionato, bisogna un attimino recuperare con il vero rendimento di Joao, direi. Mm. Però c'è da dire che rispetto alla realtà noi abbiamo un Pavoletti in più, abbiamo un Alberto Cerri in più, Bastoni, Romagna, Nandez, Gaston Pereiro, allarga dove c'è Mattiello, Pavoletti, con il tacco addirittura per Barella, poi bella questa palla per Pereiro, la risposta, e poi Radunovic controlla il pallone vagante. Barella, Cagliari che resta sempre lì però, dominando il Verona, quindi in gol a doppio passo, palla per Pereiro, Gio Pedro, Pavoletti dalla distanza addirittura, Leonardo Pavoletti, che ha segnato nelle prime due partite contro il Brescia e con l'Inter, poi si è un attimino fermato, si è inceppato Leonardo Pavoletti. Attenzione qui, Nandez, palla per Giopedro, 3-0, forse da rivedere al VAR. Ah no, è gol. È gol? Vediamo sì. Il VAR cosa dice, secondo me era un po' in fuorigioco Giopedro. Comunque esulta qui, gran recupero di Pavoletti, grande palla messa in mezzo, Nandez, da qui non si vede, tutta la difesa del Verona chiama il fuorigioco, vediamo cosa dice il VAR. Gol è buono. Arriva anche la conferma del VAR, doppietta per João Pedro, 3-0 Cagliari. Fin qui inarrestabile. Si pensa in grande. Si può pensare in grande, si può pensare anche oltre la salvezza. Zaccagni. Per Seric la conclusione, Cragno, blocca senza problemi. Barella. Nainggolan. Gaston Pereiro viene fermato, poi Barella. Pavoletti allarga dove c'è Nicola, brutto intervento del ninja. E qui il cartellino non te lo toglie nessuno. Attenzione, l'arbitro va a parlarci, no, non lo ammonisce, incredibile. Graziato Rajan Nainggolan, questo fallaccio evidente. Qui, bello aggancio di Nainggolan, può far ripartire il Cagliari. Barella, attenzione a Nicolò Barella. Prova ad andare da solo, ancora Barella, grande azione, grande spunto di Barella che poi la mette in mezzo, Pavoletti troppo avanti. Pellegrini, Nainggolan, la lascia lì per Pereiro, Pereiro, Nandez, prova a restituirlo al connazionale, esagera un po' il Cagliari con il tiki-taka davanti alla difesa, qui sbaglia invece Bastoni, Pazzini, fuori, fuori, tutto no. Buono, tutto buono, tutto buono, Faraoni. Prova a sfondare sulla destra, è fermato. Attenzione al cross, il tiro al volo, decisamente irrivedibile da parte dell'attaccante del Verona, poi Barella che può sfondare ancora un doppio passo di Barella. Sta veramente facendo impazzire la difesa dell'Hellas. Attenzione ancora a Barella, fermato. Faraoni,
Ricordiamo che nella realtà il Verona pareggiò 1-1 grazie a un gol di Faraone su scivolone di Pisacane. Noi nel dubbio Pisacane l'abbiamo messo in tribuna. Qui parata di Esatto. cranio. Abbastanza facile. Di Carmine. Beh, l'attenzione a questa palla di Carmine! Fuori! Finisce anche il primo tempo. Iniziare la ripresa. Ultimi 45 minuti della partita. Ultimi minuti anche per noi. Per la fine di questo quarto episodio. A Japong. Fermato da Nainggolan. Ajapong Eiserik. Iniziano a cercare il numero. So, vediamo se il Verona con un po' di orgoglio cercherà il gol per riaprire la partita. Campionato ancora 0 gol subiti. Poi la prossima dovrà andare a giocare con la Roma e non sarà facile. Gio Pedro. Bucchetti. Fermato. Verde. Soprattutto senza Sau. Senza Sau, sì, hai ragione. No, no. Non sarà facile, senza anche Daniele Conti, direi. Barella. Ancora Barella fa praticamente quello che fa Nandez. Oggi è scatenato Nicolò Barella. Palla per Pavoletti, che non ha ancora perfetto. Non benissimo oggi. No. L'assist, cioè il recupero, poi ha portato al gol di Gio Pedro, il bel 3-0. Proprio il resto non una gran partita, tanto la grafica ci ricorda Ci ancora ricordano di Vittoriano Toloi, al Gremio. Grande, grande manco fosse operazione di mercato qui, qui Ronaldo. a Japong. Conclusione. Poi vorrei ricordare che il mercato in realtà è finito, quindi non ha neanche senza tensione. Infortunio Hernandez. Attenzione. Speriamo non sia nulla di grave. Romagna, proprio da Nandez. È infortunato e mi fermato, attenzione. Palla che esce fuori. Andiamo, No, Ci il sta, cambio ci del sta. Verona. Ah. Fuori No, no. Pazzini dentro su un buon lì, non lo so chi è questo. È quello Questa del è qua. Possibile. Barcellona. Tanto arriva il cambio, si esce Nandez, infortunato. Dentro Marco Rogge. E anche Simeone per Gaston Pereiro. Non ce l'ha Attenzione. sta cosa Zenganer di abbassare tranquillamente anche se sta vincendo Joao Pedro sulla tre quarti e mettere due attaccanti pesanti. Qui proprio a cercare Joao Pedro anticipato di Carmine. Palla larga per Lazovic, ma Mattiello senza problemi. Barella. Marco Rogge. Joao Pedro. Con l'esterno per Simeone, attenzione ancora al Ciolito che prova ad accentrarsi, capisce tutto Bocchetti, poi Zaccagni, Di Carmine, Morishima, questo del Barcellona, Morishima. No, no, non è lui, no, no. Allora è un altro a caso. Eccolo qui, ancora Morishima, forse è parente di Morimoto, non so se ve lo ricordate, ai tempi di Catania, forse anche con Zenga. Attenzione, Verre, Lazovic. Qui lo ferma Romagna ancora, Lazovic però, e Seric, cragno. Romagna qui deve stare più attento. Tanto altro cambio nel Verona, fuori di Carmine, dentro Fernandez. Non sappiamo Quale chi dei sia. tanti? Infatti, un Fernandez a caso. Pellegrini, ricevere sul rinvio corto dal fondo di cranio. Pellegrini, Nainggolan, vediamo se la rende a Pellegrini, sì. Contro Bocchetti, lo ferma però l'ex Genoa, poi Radunovic. Ramani, Faraoni. Ancora Faraoni, Cagliari che si è un po' calmato nel secondo tempo. Primo aveva dato veramente spettacolo, anche l'orgoglio del Verona. Qui attenzione però perché c'è campo con Joao Pedro che cerca la verticalizzazione per Simeone, ancora Simeone, Simeone fermato da Bocchetti, ma grande caparbietà da parte di Simeone,
nell'andare su questo pallone, nonostante tutto, per poco non riusciva anche a tirare in porta. Marco Rogge. Palla per Joao Pedro. Attenzione a Joao Pedro, numero di Joao Pedro, che prova ad andarsene, ancora Joao Pedro, Joao Pedro, Joao! Pedro, che gol ha fatto? Che gol ha fatto? Tripletta, si porta a casa il pallone, esultano come se fosse un gol decisivo, anche i tifosi, ma in realtà è il gol del 4-0, ma che gol? Che gol di Joao Pedro? Guardate qui, non perfetto Radunovic, bisogna dirlo, tanto... Dentro giusto, c'era giusto, al posto giusto. Di Pavoletti, 32esimo minuto. Direi che ci sta come cambio. Joao Pedro, autore veramente di un grandissimo gol. Tripletta, si porta a casa il pallone, quarto gol in campionato per lui. Che dopo quello al Genoa non si ferma a questo punto. Qui Mattiello, torna anche lui di una buona prova nonostante tutto. Rispetto magari all'Arons che abbiamo visto a Napoli. Lazovic. Fermato. Ancora il Verona, ultimi minuti ormai inutili se non per vedere eventualmente il 5-0 di Cerri. Tanto Cragno, gran parata sul tentativo di Eseric. Cadir ci tiene a tenere... l'imbattibilità. Joao Pedro, 3 tiri, 3 gol. Eseric, 5 tiri, 0 gol. Conta non quanti tiri fai, ma come li fai. E Joao Pedro ha fatto 3 tiri perfetti. Uno anche, forse fuori gioco, il VAR lasciato correre. Qui Joao Pedro cerca il numero, Bocchetti prova a spingere, Eseric. Ancora Bocchetti. Ultimi minuti di recupero, il Verona che spinge per cercare il gol della bandiera, prova ad allontanare Bastoni, Zaccagni, Verre, finiti 3 minuti di recupero, l'arbitro lascia correre, Mattiello ad allontanare, l'arbitro non fischia, Verre, Lazovic, attenzione, ma forse fischio. Fuori gioco, no, peggio di Cagliari Lazio questa partita, attenzione, siamo a... 5 minuti e 3 e si gioca, fa battere anche il calcio d'angolo. Peggio di Cagliari Lazio, proprio ci tengono, l'arbitro deve aver scommesso su gol. No, no, non me lo spiego, altrimenti va 6 minuti e 20 e 30, 38. 6 minuti e 38 di recupero. Però finisce così, Joao Pedro giustamente si porta a casa il pallone, 3 vittorie su 3 anche in questo quarto episodio. Per Zenganer ormai lanciatissimo, qui intanto brutta notizia per Hernandez, 2 mesi infortunato, questa è brutta, però ci godiamo la classifica. Ci salutiamo con la classifica, Cagliari primo con 18 punti, unica squadra a punteggio pieno, bisogna però vedere che cosa... Poi prossimi appuntamenti, poi c'è il Torino e il Piemonte Calcio che è la Juventus, per chi non lo sapesse, perché non ha la licenza, l'Atalanta che è lì. Restano un po' dietro Inter, Lazio e Napoli. Cagliari potrà giocarsi lo scudetto? Ditecelo nei commenti. Diteci nei commenti se volete vedere Mattiello titolare al posto di Aros anche nelle prossime partite. Assoluto il riscatto di Mattiello. Sì, bisogna pensare anche al riscatto di Mattiello. Un saluto dalla casa De Gastedu per questo quarto episodio di FIFA 20, vi facciamo compagnia visto che il campionato è fermo, commentiamo le partite di FIFA perché non abbiamo altro da fare, altre partite da commentare. Un saluto e state collegati con noi perché prossimamente uscirà uno speciale a casa De Gastedo che vi terrà incollati agli schermi. Ciao a tutti.